Masters on Air. Ben ritrovati a tutti e benvenuti da Luciano Caratto a Masters on Air. Vita e opere dei più grandi scrittori di tutti i tempi, quelli che non possono mancare tra i libri che periodicamente torniamo a rileggere. Oggi parliamo di Charles Dickens. Unico spiraglio di luce in tanta tristezza erano i miei libri. Fui fedele a loro come essi erano rimasti fedeli a me e li rilessi da cima a fondo non so quante volte. Se pensiamo a uno scrittore dell'Ottocento capace di far vibrare le corde del nostro cuore, sicuramente Charles Dickens figura tra quelli in assoluto più emozionanti. Come pochi altri in quel periodo in Inghilterra, egli ha saputo raccontare vicende umane spinto da una forte e sincera empatia, guardando ai personaggi che andava raffigurando con uno sguardo paterno, protettivo. Non a caso viene definito l'inventore del romanzo sociale per eccellenza. Dickens nasce a Portsmouth nel 1812, ma presto tutta la famiglia si trasferisce nel Kent. Qui egli riceve la sua prima istruzione alla scuola del figlio di un pastore battista. Passa il tempo libero all'aperto, impegnato in voraci letture. In questo periodo sviluppa una fervida memoria fotografica che lo aiuta a dar vita alle sue finzioni. Nel 1823 la famiglia Dickens, molto impoverita, è costretta nuovamente a trasferirsi a Camden Town, allora uno dei quartieri più poveri di Londra. Arriviamo così al 1824, quando il padre, prima impiegato all'ufficio stipendi della Marina Britannica, viene imprigionato per debiti. Charles così va a lavorare in una fabbrica di lucido da scarpe. Si può dire quindi che l'autore di tanti quadretti picareschi e popolari abbia toccato con mano la miseria e la fatica del duro lavoro per guadagnarsi il pane. Ed è proprio questo, forse, che rende i romanzi di Dickens tanto veri e autentici, in grado di smuovere una tenerezza e una commozione prive di qualsiasi retorica. In seguito entra in uno studio legale come praticante, ma la professione non gli piace e allora passa allo studio della stenografia. Impiegato in diversi tribunali, sente nascere l'ambizione di diventare cronista parlamentare e avvia diverse collaborazioni con giornali locali. È il 1836 quando inizia a pubblicare su un quotidiano il suo primo romanzo, I quaderni postumi del circolo Pickwick. Con umorismo e sagacia, inventa un ritratto eccentrico e nostalgico di un'Inghilterra dal volto umano, immagine che verrà capovolta nei successivi romanzi, in cui si condensa, al contrario, tutto il cinismo della società del suo tempo. Il romanzo è un resoconto dei viaggi del signor Samuel Pickwick attraverso l'Inghilterra del primo Ottocento, con l'intenzione di descriverne gli abitanti fra situazioni paradossali e personaggi bizzarri. Ed ecco un assaggio dell'ironia dell'autore, concentrata in un paio di estratti. Contentissimo di vedervi proprio di cuore e mi auguro che la nostra conoscenza durerà un pezzo. Come disse quel tal signore al biglietto da 5 sterline. Datemi licenza di sperare che non mi farete commettere degli eccessi, come disse quel signore alla lumaca testarda che non voleva venir fuori dal guscio a furia di colpi di spillo. Ma restate sintonizzati per proseguire il nostro viaggio alla scoperta di Charles Dickens. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. The world of dread and fear, where the only one.
E siamo di nuovo in onda con Masters on Air. Stiamo parlando di Charles Dickens. Nel 1837 Dickens pubblica Oliver Twist. Si tratta del primo romanzo in lingua inglese ad avere come protagonista un ragazzo ed è uno dei primi esempi di romanzo sociale. Inedita per l'epoca è anche la rappresentazione fortemente antiromantica della vita dei delinquenti e dei poveri. Attraverso un rovesciamento del romanzo di formazione e un dissacrante umorismo nero, il romanzo analizza i mali della società inglese ottocentesca. La povertà, il lavoro minorile, la criminalità urbana e la intrinseca ipocrisia della cultura vittoriana. Nella prima metà del 1800, più particolarmente verso l'anno 1830, quando cioè con tutta probabilità i vostri trisnonni erano bambini piccoletti, c'era, fra gli edifici pubblici di una cittadina dell'Inghilterra della quale è inutile fare il nome, un asilo per poveri. In questo asilo un giorno, che non saprei precisarvi, nacque il campione di umanità, del quale tratta questo racconto. Dickens sceglie un protagonista minore per denunciare le condizioni dei bambini privi di genitori e avviare così il romanzo sociale. Non si può considerare Oliver Twist un romanzo di formazione, perché il giovane protagonista risulta paradossalmente più maturo di tutti gli adulti che incontra nel suo cammino, i quali, al contrario, sono destinati a crescere grazie alla sua vicinanza. David Copperfield, invece, altro grande personaggio di Dickens, questa volta autobiografico, è seguito dalla nascita fino all'ingresso nel mondo degli adulti e al successo nel lavoro. Di tutti i miei libri, quello che più amo è questo. Come molti genitori amorosi, ho nel più profondo del cuore un figlio preferito. Il suo nome è David Copperfield. Questo si legge nella prefazione di Dickens all'edizione del 1867. Ecco come inizia il racconto di David. Nacque a Blunderstone, un paesino dell'Inghilterra meridionale, in una ventosa notte di marzo, e precisamente alla mezzanotte di un venerdì. Mio padre era morto prima che io nascessi e io crebbi quindi tra le cure di mia madre e dell'affettuosa governante Peggotty. Le prime cose che ricordo quando tento di rievocare la mia infanzia sono precisamente la figura della mamma, col suo bel visino giovane e la sua personcina graziosa, e quella di Peggotty, goffa e sfortunata, coi vestiti sempre troppo stretti, gli occhi così neri che sembravano oscurar tutto quello che le stava intorno, e le guance e le braccia così sode e così rosse, che non capivo perché gli uccelli non le beccassero a preferenza delle mele. David trascorre un'infanzia a tratti felice, ma con tutti i disagi di un orfano non tutelato. Nel corso del libro fa parecchi incontri, più o meno positivi, che contribuiscono alla sua crescita spirituale. Il romanzo si conclude quando David si sente ormai appagato e arriva il momento per lui di allinearsi con la società corrente, di diventare un vero cittadino, tenendo fede all'ideale vittoriano dell'ordine che sempre deve vincere sul caos e sulla diversità. A tra poco. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Raro è trovare una cosa speciale nelle vetrine di una strada centrale. Per ogni cosa c'è un posto, ma quello della meraviglia è solo un po' più nascosto. Il tesoro è alla fine dell'arcobaleno, che trovarlo vicino nel proprio letto piace molto meno. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Come cercare l'ombra in un deserto o stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto. Prima di partire si dovrebbe essere sicuri che cosa si vorrà cercare dei bisogni veri. Allora io propongo, per non fare confusione, a chi ha meno di 50
dove le ho comprate, di sicuro le ho cercate, senza nessuna fretta, perché l'argento sai si beve, ma l'oro si aspetta, l'oro si aspetta. E siamo nuovamente in onda con Masters on Air, la trasmissione dedicata alla vita e alle opere dei più grandi maestri di tutti i tempi. Chi vi parla è Luciano Caratto, ma proseguiamo il nostro viaggio attraverso la scoperta delle opere e della vita di Charles Dickens. Tra il 1844 e il 1845 Dickens soggiorna a lungo a Genova e ha occasione di visitare diverse altre città italiane, tra cui La Spezia e Carrara, e poi Roma, Napoli e Mantova. Leggiamo alcuni passi di lettere scritte in quel periodo. Che luogo triste è l'Italia, un paese piombato nel sonno senza alcuna prospettiva di risvegliarsi. Non dimenticherò mai, finché vivrò, le mie prime impressioni mentre avanzavo per le vie di Genova. Dopo aver contemplato la splendida vista della città per un'ora intera con un telescopio dal Ponte del Vapore, pensavo che fra tutte le più ammuffite, desolate, sonnolente, luride, abbandonate, immobili città del mondo intero, dimenticate da Dio, nessuno la potesse eguagliare. Mi pareva di essere giunto dove tutto finisce, dove non vi è più progresso, movimento, sviluppo, possibilità di migliorare oltre. Adesso invece mi attira molto andarvi a camminare o girovagare, quando mi ci reco in una specie di stato sognante che è anche estremamente distensivo. Posso sedermi in una chiesa o fermarmi alla fine di uno stretto vico, zigzagando come una lurida biscia verso la parte alta, senza sentire il minimo desiderio per algun altro tipo di divertimento. Non diversamente mi stendo sugli scogli la sera fissando l'acqua azzurra senza ritegno, o giro per gli stretti vicoli e guardo le lucertole inseguirsi per i muri e sparire nei loro buchi così all'improvviso da lasciare pezzetti di coda di fuori senza che se ne rendano conto. Mio caro amico, qualunque cosa al mondo tu abbia udito su Venezia, nessuna uguaglia la magnificenza e lo splendore della realtà. Le più sfrenate visioni delle Mille e una Notte non sono nulla in confronto a Piazza San Marco e della prima impressione dell'interno della chiesa. La realtà sontuosa e stupefacente di Venezia è al di là delle fantasie del più audace sognatore. Nemmeno l'oppio potrebbe far sorgere un luogo simile e un incantesimo sfumarlo poi in visione. Tutto quello che ho sentito dire o letto in descrizioni realistiche o romanzate o immaginato su di essa viene scavalcato di migliaia di miglia, e tu sai che quando mi aspetto troppo da un luogo è facile che ne resti poi deluso, ma Venezia è al di sopra, al di là, al di fuori della portata di ogni immaginazione umana, non la si è mai decantata abbastanza. A vederla ti commuoveresti fino alle lacrime. Il Colosseo di giorno, al chiaro di luna, a lume di torcia e con ogni sorta di luce è quanto di più stupendo e terribile. Napoli mi ha ampiamente deluso. È pur vero che il tempo è stato brutto per gran parte della mia permanenza là, ma se non vi fosse stato il fango, vi sarebbe stata la polvere. E se anche avessi avuto il sole, avrei comunque avuto i lazzaroni che sono così cenciosi, così luridi, abietti e degradati, immersi e imbevuti nella più totale impossibilità di riscatto, che renderebbero scomodo anche il paradiso se mai dovessero arrivarci. Ma restate sintonizzati. Hang all the mistletoe and I'm gonna get to know you better. This Christmas and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas will be a very special Christmas. Christmas.
Nel 1854 Dickens pubblica Tempi difficili, una satira rivolta agli utilitaristi, che l'autore descrive come persone che vedono solo cifre e medie e nient'altro. L'intento principale di Dickens è di sostenere la campagna in favore della riforma delle condizioni di lavoro. Ispirandosi alle esperienze vissute nella propria infanzia, afferma: «Voglio dare il più duro colpo di cui sono capace in nome di quelli che lavorano in condizioni così orribili». L'utilitarismo è una delle scuole di pensiero prevalenti nell'Inghilterra vittoriana, una filosofia basata sui fatti, che esclude l'importanza dei valori morali e spirituali, nonché delle emozioni, e abbraccia il principio secondo cui la promozione del benessere sociale deve essere l'obiettivo finale per l'individuo e la società in generale. La più grande quantità di felicità per il più grande numero di persone. Secondo Dickens, inoltre, la prevalenza dei valori utilitaristi nelle istituzioni educative rischia di creare giovani adulti disabituati all'immaginazione, dando troppa importanza ai fatti, a spese di passatempi creativi. Non serve il pugno di ferro. Non servono le vittorie e i trionfi e non serve proprio a niente mettersi d'accordo per fare in modo che una parte ci ha sempre e comunque ragione, l'altra sempre e comunque torto. E non serve neppure lavarsene le mani. Lasciate pure migliaia e migliaia di persone a vivere la stessa vita, dentro ai guai fino al collo, ed ecco che diventeranno come un sol uomo. E voi tutti vi metterete di fronte come un altro uomo, e in mezzo ci sarà un abisso nero che non si potrà attraversare per il poco o il tanto tempo che durerà questa miseria. A non voler stare vicino agli altri con gentilezza, pazienza e buon umore, perché è così che si sta vicini quando si hanno tanti guai, così si tira su quando si soffre nel bisogno, non ci si ricaverà niente finché il sole non si sarà cambiato in ghiaccio. E soprattutto non servirà a niente considerarli solo per la forza che hanno, trattarli come macchine o come numeri da sommare, senza sentimenti e senza simpatie, senza ricordi e senza preferenze, senza un animo che soffre e che spera. Trattarli, quando tutto va bene, come se non hanno niente dentro, e quando va male, dicendo che non hanno sentimenti umani quando parlano con voi. Ma tutto questo non servirà a niente, signori, finché non si disperà l'opera di Dio. E tra poco, dopo la pausa, parleremo ancora di Charles Dickens. Memoria, soltanto gli urli un po' sfocati, ma così indissolubili, e così troppo intensi da dirsi. Dimentica tutti quei giorni, e anche l'amore fisico, gli addio e i ritorni, era una storia che viveva in bilico, un sentimento così forte che spesso passa il limite. Non vuoi lasciarlo andare,
State ascoltando Masters on Air. Il protagonista di oggi è Charles Dickens. Il 9 giugno 1865 Dickens viene coinvolto nell'incidente ferroviario di Staplehurst. 6 carrozze del treno su cui viaggia cadono da un ponte in riparazione. L'unica carrozza di prima classe che rimane sul ponte è proprio quella dello scrittore. Nonostante ne esca incolume, Dickens non sarà mai più in grado di cancellare dalla sua mente questa disgrazia. Subito dopo cerca di eludere le inchieste sul disastro per non far scoprire il motivo del suo viaggio. Era infatti di ritorno dalla Francia, dove era andato a trovare l'attrice Ellen Ternan, la donna che gli aveva fatto dimenticare la moglie Catherine e con la quale aveva già una relazione prima della separazione definitiva. Negli ultimi mesi del 1865 peggiora il suo stato di salute finché non gli viene diagnosticato un attacco di paralisi. Nel 1868 porta avanti un tour di letture in America, toccando Philadelphia, New York, Baltimora e Washington, e incontra Andrew Johnson, presidente degli Stati Uniti. Nell'anno successivo ha già ultimato 72 delle 100 letture pubbliche che aveva intenzione di fare, ma il suo medico, Francis Bird, gli consiglia vivamente di smettere, onde evitare gravissimi danni al suo fisico. La raccomandazione del dottore sortisce un buon effetto e le condizioni di Dickens migliorano. Tuttavia, nel 1870 aumenta la frequenza dei fastidi a un piede e l'8 giugno è colto da uno svenimento causato da un'emorragia cerebrale. Il giorno seguente muore alle ore 18:10, esattamente a 5 anni di distanza dal disastro di Staplehurst. E con questo vi salutiamo. Luciano Caratto e Radio Energy vi danno appuntamento alla prossima puntata di Masters on Air. Se volete comunicare con noi, potete scriverci all'indirizzo diretta@radioenergy.to oppure via WhatsApp e SMS al numero 324-5605-863. Tutti i nostri appuntamenti li potete riascoltare sulla pagina Facebook di Radio Energy oppure sul sito www.radioenergy.to. Grazie a Manuela Marascio in redazione, da Luciano Caratto, a risentirci a sabato prossimo e mi raccomando, buone letture. Masters on Air, i grandi maestri della letteratura rivivono su Radio Energy. Immergiti con Luciano Caratto nelle atmosfere della letteratura italiana e straniera. Masters on Air, ogni sabato dalle 18 solo su Radio Energy e su radioenergy.to.